stiamo soffermandoci sulla teologia in ginocchio, su un teologo in ginocchio che è Tommaso d'Aquino. E ieri abbiamo citato una sua affermazione nel commento al Vangelo secondo Matteo, quando dice che tutti noi abbiamo qualche peccato. Questo ragionamento nasce, appunto, questa affermazione nasce da un ragionamento che Tommaso d'Aquino faceva già ai suoi tempi, circa la santità. Ancora oggi noi obiettiamo, quando sentiamo santo e sentiamo peccato, diciamo, ma i santi sono quelli, molti dicono sono quelli che non hanno peccato, ma questo non è affatto vero. Oppure dicono sono quelli che fanno meno peccati. Sono, come dire, ragionamenti nostri. E quando noi diciamo santo, difficilmente accostiamo il santo al peccatore. E proprio in questo ci aiuta appunto Tommaso, perché in genere il santo vive una santità perfetta nella sua vita che lo distingue da chi invece vive una vita di peccato. Bene, San Tommaso dice sì, santità sì, perfetta anche, ma attenzione, non tutta perfetta. E in un'altra sua riflessione, commendando appunto il Padre Nostro, Tommaso d'Aquino scrive: ci furono infatti alcuni tanto presuntuosi da affermare che noi potremmo vivere in questo mondo e con le sole nostre forze evitare il peccato. Ma questo, continua l'Aquinate, non fu mai concesso ad alcuno, tranne a Cristo, che possedette lo Spirito senza misura, e alla Beata Vergine, che era piena di grazia e nella quale non v'era alcun peccato. E nessun altro santo, e a nessun altro santo, chiedo scusa, fu dato di non incorrere almeno in colpe veniali. Vedete come la chiarezza del dottore Angelico ci aiuta appunto a capire che nonostante i nostri peccati noi possiamo diventare santi. Anzi, nella vita abbiamo testimonianze di grandi peccatori che poi sono diventati grandissimi convertiti e che nemmeno i grandi peccati, i grandissimi peccati bloccano la possibilità nell'animo di una persona e nella vita di una persona di diventare santo. Perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza del santo. In noi abbiamo il germe della santità. Sta a noi lavorare, curarlo, scavare per poterci convertire, per poterci pentire e così diventare santi. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!